questi momenti difficili di seconda ondata della pandemia, i pazienti ci chiedono in che cosa consiste fare le consulenze online. Oggi la telemedicina offre notevoli vantaggi, soprattutto in situazioni difficili come queste. I vantaggi sono che il paziente non si deve spostare da casa. I tempi a disposizione possono essere pochi o possono essere tanti a seconda della necessità, e in questa consulenza viene esattamente fatto quello che viene fatto in una visita, in una consulenza in presenza. Viene fatta un'anamnesi su quale è la storia dell'infertilità della paziente, viene visto i trattamenti e le analisi che sono state già effettuate in precedenza, e soprattutto viene fatta una fotografia della situazione di fertilità della coppia che il medico ha di fronte, e spiegando quali possono essere le varie opzioni di trattamento e spiegando quali possono essere le varie opzioni di possibilità di successo. Durante questa consulenza, dopo aver fatto il quadro della situazione, dello stato di fertilità della coppia, vengono inviate eventualmente una lista di analisi ulteriori da poter chiudere l'iter diagnostico della coppia, e viene dato un appuntamento alla coppia per vedersi di persona, di presenza a quel punto, per poter effettuare anche una ecografia pelvica, per andare a vedere lo stato dell'utero, per andare a vedere la riserva ovarica della paziente, in modo tale da avere il quadro clinico completo della situazione.